È una soddisfazione per tutto lo sport giarrese la nomina di José Sorbello a presidente provinciale dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Per l'ex tecnico del Giarre ed ex consigliere comunale cittadino, una carica di prestigio. E tra l'altro Sorbello è tra i fondatori dell'Associazione Allenatori a Catania. Dentro l'AIAC da tantissimi anni, io sono stato nel direttivo, ho fatto il vicepresidente per tanti anni, adesso è giunto il mio momento, mi hanno chiesto di rappresentare la categoria e insomma ho dovuto accettare. È una cosa che mi fa piacere anche a me, chiaramente, perché l'AIAC è un'associazione italiana di allenatori di calcio, è l'associazione in cui credo, insomma, che ha fatto crescere la figura dell'allenatore in questi 50 anni di presenza in Italia. L'allenatore è una figura centrale che, insieme ai giocatori, insieme alla società, agli arbitri, a tutto il mondo che gira intorno al calcio, è importante. Siamo dentro al Consiglio federale, abbiamo una rappresentanza importante, dirigiamo il settore tecnico finalmente. Renzo Olivieri è il presidente dell'AIAC nazionale e anche il direttore della scuola allenatori, e questo è una cosa molto importante, che un tecnico guidi gli altri tecnici. Io sai qual è lo stato di salute degli allenatori in provincia di Catania? L'impressione che si è fatto tanto, ma ci sia ancora molto da lavorare. Ci sono tante polemiche sul piano della formazione, ci sono passi importanti ancora da compiere. Sì, è vero, sì, comunque si sono fatti tantissimi passi avanti. I corsi di formazione che ci sono adesso non c'erano prima, quindi chi si vuole aggiornare, chi si vuole formare oggi ha la possibilità di farlo, mentre prima non era così. Quindi voglio dire, il cammino è irto di difficoltà, ci sono tanti problemi che sono legati non solo al rapporto dell'allenatore con i giocatori o con la società, ma anche al rapporto, diciamo, esterno, che è quello della carenza delle strutture. Un allenatore si esalta sia con i giocatori, ma anche se ha una bella struttura può mettere in pratica tutte le sue idee, ma quando tu hai delle strutture fatiscenti, campi di patate, scusando il termine, adibite al gioco del calcio, francamente l'allenatore ha delle difficoltà. La grande scommessa dell'AIAC del futuro a Catania non solo è il fondo di garanzia. Sì, questa è una grande, non si può parlare più di grande scommessa, ma è una realtà, grazie, ripeto, all'impegno, alla personalità di Renzo Olivieri, che è riuscito a convincere la Lega Nazionale Dilettanti a mettersi con noi per creare questo fondo di solidarietà che riguarda gli allenatori che hanno dei contenziosi, dei problemi con le società, e che quindi verranno ristorati in toto rispettando i contratti che si sono firmati.